Maruzza Battaglia, anima di Lab Zen 2, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce all'interno del quartiere Zen 2, un quartiere molto degradato di Palermo, perché nel luglio del 2008 conosco queste donne dello Zen che avevano da poco finito un corso di formazione di piccola sartoria e lì ho voluto dare a queste donne l'opportunità di avere uno sbocco sul mercato palermitano. Quindi ho chiamato una mia amica stilista, abbiamo disegnato assieme questa borsa, che è una borsa bella, ben rifinita, e la cosa bella è che c'ha questo logo esterno, Lab Zen 2, perché volevo che per Palermo girasse questa borsa con l'etichetta esterna, in modo che pubblicizzassero questo quartiere, perché io l'idea questa è stata, volevo fare da ponte tra le donne dello Zen e il quartiere di Palermo per poter pubblicizzare questa cosa. Le borse hanno avuto un riscontro altissimo, anche perché molti giornali anche a livello nazionale si sono occupati di noi e del nostro progetto. Io sono andata oltre perché ho creato una mia associazione che si chiama appunto Lab Zen 2, in più sono andato allo IACP, cioè Istituto Autonomo Case Popolari, dove ho chiesto dei locali dentro lo Zen, locali che mi hanno assegnato nel febbraio del 2009. Dopo 15 giorni sono stati occupati dai senza tetto, quindi in questo momento sono senza il locale dove poter fare nascere questa sartoria, perché il progetto è questo, creare una grossa sartoria dentro il quartiere. E quindi lavoriamo in maniera molto precaria nella casa della sarta, dalla mamma di un'altra, che è un posto in cui ci appoggiamo. E adesso, grazie ai fratelli Conticello, anche lo sbarco a Milano. Arrivata grazie a loro, che sono stati gentilissimi a offrirmi questa opportunità di mettere assieme ad altri prodotti siciliani anche le nostre borse Lab Zen 2.